L'impresa possibile di questa sera è una web agency specializzata in turismo open air. Qui con noi per parlarcene do quindi il benvenuto al signor Ferdinando Giustini, CEO dell'azienda. Grazie e benvenuto. Buonasera. E do il benvenuto anche al dottor Federico Giustini, consulente per strutture ricettive turistiche di camping.it di Martinsicuro, provincia di Teramo. Buonasera. Grazie e benvenuto. Buonasera. Allora, partiamo dal signor Ferdinando. Quando nasce questa azienda e perché? Qual era l'idea iniziale e poi come si è sviluppata? Io sono nato nell'ambito turistico, nell'ambito dei campeggi e villaggi turistici e nel 95 ho ideato un sito che si chiama attualmente camping.it, che è una guida ai campeggi e villaggi turistici di tutta Italia. All'inizio è stata un po' dura, tutti mi prendevano un po' per pazzoi, dice cosa fa questo ragazzo, cosa... Perché ragazzo, un sito per il turismo? Per il turismo, una volta ragazzo, adesso, una volta ero ragazzo. Certo. niente, ho avuto quest'idea, c'erano tante guide cartacee che parlavano di campeggi e villaggi turistici e io sono stato il primo in Italia, forse in Europa, a fare una guida per campeggi e villaggi turistici. Voglio ricordare un piccolo aneddoto, innanzitutto voglio ringraziare i miei storici clienti che già da più di 30 anni che... quasi 30 anni che ci, mi supporta, che ci supportano così e ci danno una mano, ma all'inizio non era come adesso internet, all'inizio pensate che in Italia quasi nel 95-96 quasi nessun campeggio, ce ne saranno stati 4-5 in Italia che avevano un sito internet. Ecco, ma perché le è venuta questa idea? Così, perché già navigavo su internet all'epoca con i modem a 14,4, cioè cosa... Quindi preistoria. Capiva che poteva essere il futuro. Sì, avevo capito che poteva essere un punto di forza. Quindi diceva all'inizio è stata un po' dura, dopo com'è andata? Poi è andata molto bene, è stata dura, ma voglio raccontare un piccolo fatto così. All'inizio nessuno mi credeva, nessuno aveva internet, noi addirittura leggevamo le mail dei clienti e mandavamo i fax ai nostri clienti, che rispondevano a loro volta col fax e noi rimandavamo le mail. Cioè una cosa impensabile, adesso è preistoria. Invece adesso con WhatsApp si fa tutto. Adesso con WhatsApp dopo 30 secondi, però... questa è... E poi l'azienda è sempre cresciuta, i clienti mano a mano ci sono venuti sempre dietro, noi abbiamo dato sempre servizi più innovativi, adesso siamo qui. Ecco, parliamo di oggi, Federico, perché voglio sapere, insomma, in tutti questi anni internet, la comunicazione, sono cambiate tante cose. Qual è il vostro core business? Allora, oggi? Nell'azienda di certo il core business, come anticipato, è rappresentato dal portale, da camping.it, che rappresenta, diciamo, la fetta più grande in azienda dal punto di vista operativo. Il portale è quello strumento che ci permette di collegare i numerosissimi utenti che accedono al nostro punto sul portale camping.it, quindi che richiedono fanno delle richieste di prenotazione direttamente ai nostri clienti. Nel 2021 abbiamo avuto più di 1.300.000 utenti sul sito, generando più di 600.000 richieste di informazioni e prenotazioni verso i nostri clienti, quindi di certo questo è il nostro core business. Avere a che fare da anni con questo mondo, che è quello del turismo all'aria aperta, con camping village su tutto il territorio nazionale, chiaramente ci ha portato ad offrire servizi a 360 gradi, non solo legati al portale, ma servizi in ambito web e non per appunto questa tipologia di strutture. Ecco, ritorno a Ferdinando perché voglio appunto sapere quali sono questi servizi che offrite. Naturalmente, oltre alla promozione, la pubblicità ai campeggi sul sito campi.it, ai campeggi noi offriamo, e villaggi, offriamo siti internet, portali web, poi facciamo anche fotografia professionali, video professionali e anche promuoviamo i campeggi nelle varie manifestazioni sia in Italia che all'estero, nelle fiere diciamo. Ecco, per cosa vi contraddistinguete? Perché un cliente dovrebbe scegliere voi e non qualcun altro? Allora, innanzitutto siamo unici perché ci chiamiamo camping.it, è il nome un po' più semplice per andare in vacanza in campeggio nei camping village. Poi diciamo che gli altri sono un po' tutti i miei figli, io sono nato un po' prima, diciamo come portale, poi gli voglio bene ai miei competitor che li saluto naturalmente,
niente, siamo stati i primi, perciò siamo un po' più avvantaggiati, tutto lì. Bene, e vado da Federico. Come avete affrontato il periodo pandemico? Inizialmente, durante e se adesso avete ancora qualche strascico? Allora, come è facile immaginare, il periodo della pandemia è stato un periodo a dir poco complesso per tutti gli ambiti, quindi non solo quello che ci riguarda direttamente. Certo. Però chiaramente in ambito turistico è stato un periodo caratterizzato da molta incertezza, tanta paura, giustamente anche, e un periodo a dir poco particolare. Diciamo che noi, oltre a lavorare quotidianamente su quella che è il portale, sui nostri servizi, su investimenti volti al potenziamento del portale, ci siamo concentrati su un messaggio particolare che secondo me è importante, che una famiglia, una coppia che voglia andare in vacanza, rilassarsi, divertirsi, ma in sicurezza, può trovare nella soluzione del Camping Village una soluzione ideale. Questo perché, allora, innanzitutto noi abbiamo riscontrato nella stragrande maggioranza dei nostri clienti, quindi direttori, gestori, proprietari, imprenditori del turismo legati a questo ambiente, una grossa sensibilità su questo tema, quindi una grossa attenzione sui protocolli di sicurezza relativi appunto al contenimento del contagio. Ma al di là di questo aspetto, che sicuramente è bello da riferire, proprio le caratteristiche intrinseche del camping village, dei campeggi, dei villaggi avvantaggiavano questo tipo di strutture per una vacanza sicura, perché appunto i campeggi, i villaggi sono caratterizzati da ampi spazi, sono immersi nella natura, insomma non si è rinchiusi in uno spazio con la stessa aria. Esatto, quindi molti amanti dell'open air, ma anche chi non aveva fatto prima questa esperienza, hanno optato appunto per questa scelta, proprio perché le caratteristiche dei campeggi e dei villaggi permettevano di fare una vacanza sì fatta di divertimento e relax, ma anche in sicurezza. Ecco, quindi quali sono i vostri punti di forza e quali innovazioni avete apportato negli ultimi anni? Allora, per quanto riguarda i punti di forza, sicuramente ne abbiamo già parlato, la storicità ha fatto sì che all'interno dell'azienda, mi riferisco soprattutto anche a Ferdinando che ha ideato questa azienda, ci sia una conoscenza profonda del mondo dei campeggi e dei villaggi. Questa conoscenza, diciamo, di questa realtà sicuramente ci porta a sviluppare dei servizi ad hoc per questa tipologia di struttura di mercato. Per quanto riguarda altri punti di forza, sicuramente direi anche lavorando all'interno dell'azienda, la passione che ormai da anni mettiamo in questa. Certo, senza passione non si può fare nulla. Questo tipo di attività. Bene, Ferdinando, qual è la vostra vision? La nostra vision. Siamo un'azienda formata da 15 persone, motivati, un gruppo, un team di giovani. Tranne me. Ma non è vero, bisogna essere sempre giovani dentro, comunque. Di testa mia moglie mi dice che sono un bambino, perciò... Va benissimo. pertanto, ecco, siamo un'azienda, come dicevo, di 15 persone, più abbiamo varie collaborazioni sia in Italia che all'estero con altri professionisti e cerchiamo sempre di dare un prodotto sempre più innovativo e sempre più al passo con i tempi. Ecco, essendo stati insomma pionieri di questo settore, sì. Quali sono le vostre idee per il futuro? Avete qualche altra idea super innovativa per i prossimi anni? Di idee ne ho tante, tutti i giorni macino le idee, bravo. Poi dopo i miei tecnici mi bocciano, vabbè, quello è normale. Ne ho tante, però adesso qui non te le posso raccontare perché i miei competitor poi che fanno mi copiano ancora, perciò non va bene. Qualcosina... Svegliamo proprio un minimo. Qualcosina... Tutto nuovo. Tutto nuovo, va bene. Non vuole dirmi nulla. Allora vi seguiremo. E allora ringrazio tantissimo il signor Ferdinando Giustini, CEO dell'azienda, grazie. Grazie a te. Grazie anche al dottor Federico Giustini, consulente per strutture ricettive turistiche di Camping.it, di Martin Sicuro, di Teramo, grazie. Grazie, buona E sera. Voi rimanete qui perché abbiamo ancora tantissime imprese possibili da scoprire insieme.